la giustizia si rafforzerà, che la ragione servire il più forte è un calcio in culo all'umanità. Ditemi ora se tutto è mutevole, se il criminale fu chi assassino, poi l'interesse così prepotente che conta solo chi più sterminò. Romba è il potere che detta le regole, cade la voce della libertà, mentre sui conti dei lupi economici non resta il sangue di chi pagherà. Italia d'oro, frutto del lavoro, cinta dall'alloro, trovati una scusa tu se lo vuoi. Italia nera sotto la bandiera, vecchia vivandiera, te ne sbatti di noi. Mangiati quel che vuoi, fin quando lo potrai. Oh. Ciao ragazzi, siamo insieme a Tommaso, collega. Tommaso, arrivi da? Da Sesto. Sesto San Giovanni? Qua vicino, dai. Niente, siamo a Oboldo. Oboldo... Beh, abito a Sesto. Abito a Sesto. Però... Da quanto tempo fai questo mestiere? 30 anni. 30, siamo lì, io anche ho cominciato nell'80, comunque niente. Siamo qua in questo parcheggio da... Un'oretta quasi. Un'oretta quasi, c'è lì il numero 19, io sono il 29, lui dovrebbe essere... 27. 27. Quindi un'oretta. Se tutto va bene per le 6, le 7 andiamo via di qua. Se tutto va bene. Se tutto va bene. Se va male siamo rovinati. Una precisazione. Ieri... sono due giorni di neve, ho cominciato a nevicare ieri mattina e adesso piovigina, però ieri nevicava, oggi nevicava. Giusto per precisare per l'organizzazione di merda che c'è qua in Italia, e io vorrei sapere quel test di minchia che qual è le leggi, no? Queste leggi qua che ti obbliga a mettere le catene, a tenere le catene, pausare, chiudere le autostrade. Chiudere le autostrade. Quindi io volevo sapere. Siccome io ieri scendevo giù in direzione di Bologna e allora già da Melegnano c'era il divieto di sorpasso, tra l'altro c'erano anche sui cartelli luminosi c'era il divieto di transito ai mezzi pesanti superiore a 7,5 tonnellate. Quindi io dico, cosa cazzo serve? Chi si deve parare il culo? Prima che succeda qualcosa, secondo me, qualcuno si deve parare il culo. A cosa serve intanto il divieto? Se tu hai, ti obbligano a tenere catene a bordo oppure montare le gomme da neve. Cioè, se è possibile che nell'Italia, cosa saranno? 3 centimetri di neve? 4 centimetri? Sì, 5 centimetri. 5 centimetri. Ecco. Se ne arriva giù, io ti faccio una domanda, Tommaso, no? Se ne arriva giù per dire 20-30 centimetri. Siamo a casa per un mese. Un minimo. Vabbè, niente, giusto per precisare. Comunque, Tommaso, di solito noi facciamo buona strada e occhio vivo sempre. Lo diciamo a tutti gli amici di YouTube. Buona strada e occhio vivo sempre. Ciao, bye. Ciao, bye. A proposito, Nicola, Tommaso, arriva da Foggia, Foggiano. Ciao ragazzi, per gli amici pugliesi. Ciao a tutti. Ciao. Se poi chiudete l'autostrada, lo spiegate? Non servono a niente. Magari li monterò quando farò la Parigi-Dakar, chissà mai che nel deserto resto a piedi impantanato da qualche parte. Se qualcuno mi spiega a cosa servono se poi chiudono le autostrade. Italia che funziona. Ciao a tutti.